Ciao a tutti e bentornati su White War Racing. Io sono Francesco e oggi, dopo aver tanto parlato di motori a due tempi, voglio parlare un pochino di motori a quattro tempi, automobilistici e un po' datati. Oggi parleremo di una parte periferica del motore, in particolare i carburatori e anche di un collettore, visto che è l'unico che abbiamo a disposizione, però servirà a farvi capire meglio. Oltre al collettore, che è il collettore di un motore monoalbero Fiat 1003, motore molto diffuso, abbiamo un carburatore sempre di questo motore 1003 Fiat. Questo carburatore è compagno del collettore. Gli altri carburatori sono uno di un Fiat 124 Special, motore 1438, 70 cavalli, e dulcis in fondo, carburatore doppio corpo, uno dei due carburatori che montava l'Alfa Romeo 1003, 1006, 1008 e 2000. Erano due carburatori come questo. In questo caso questo è un Dell'Orto, però in alternativa c'erano i Weber o i Solex ed era una batteria di due carburatori doppio corpo, ma di fatto era come fossero quattro carburatori affiancati ad apertura simultanea. Allora partiamo dal sistema meno raffinato. Questo qui che ho in mano è carburatore motore Fiat tipo 1100, 1300, 1500, anche della Delta. Cambiavano piccoli particolari, cambiava il diametro dei tubi di venturi interni. Questo carburatore è un carburatore doppio corpo. Un corpo, l'altro corpo, verticale, perché è montato verticalmente. Questo è il collettore, questo è il carburatore. La testata sarebbe qui, questo corrisponde ai fori di aspirazione della testata. Invertito perché il flusso dell'aria entra da sopra e esce sotto. In realtà sono tutti così da tantissimi anni, però in origine nei motori a valvole laterali il carburatore era attaccato al motore dalla parte di sopra e l'aria entrava da sotto. Quindi, quando poi hanno modernizzato il sistema, l'hanno fatto molto meglio con le valvole in testa e non laterali, li hanno chiamati invertiti ed è rimasto questo nome. La particolarità di questo carburatore è che apertura è un doppio corpo ad apertura differenziata, ovvero, poi ve lo faccio vedere. Le farfalle di un corpo e dell'altro, queste qui sotto, non si aprono simultaneamente quando si dà gas, ma con i primi tre quarti circa della corsa del pedale dell'acceleratore si aprono i tre quarti della prima farfalla, quella del primo corpo. Quando poi si finisce di dare gas, con l'ultimo quarto di corsa dell'acceleratore, grazie a un sistema di leve che c'è qui, si finisce di aprire il primo corpo e apre tutto insieme il secondo. Vi faccio vedere e poi continuo a spiegare. Apro piano. Questo ho fatto già i tre quarti della corsa. Con l'ultimo quarto succede questo. Rifaccio. Tre quarti, ultimo quarto. Cosa consente questo sistema? In sostanza di consumare meno, perché si può sfruttare quasi sempre il primo corpo e solo con l'ultima parte di gas si sfrutta l'ultima parte di primo corpo e tutto il secondo, quindi raddoppiando in sostanza la portata. Quindi si può sfruttare una carburazione piuttosto magra sul primo corpo e compensare col getto del massimo sul secondo. In effetti, per motori non raffinatissimi e dalle prestazioni modeste, ancorché buone, era un modo per avere consumi accettabili. Ora questo è il corpo carburatore a cui manca la parte superiore. L'abbiamo preso così per farvi vedere meglio, mancano alcuni pezzi. Ora qui si vede il corpo carburatore e il fatto che i tubi di venturi, volgarmente detti coni, che sono le strettoie che servono a far accelerare il flusso in modo che immediatamente in corrispondenza, appena dopo, si forma una depressione dove viene estratta la benzina, sono ricavati direttamente nel corpo di fusione, non sono amovibili, sono carburatori economici e rozzi questi.
E mancano in questo carburatore i cosiddetti centratori, che fanno sì che la benzina che proviene dai getti che sono in queste posizioni riesca poi a essere aspirata al centro del cono. Passo a questo carburatore, che è di una 124, ma è lo stesso sistema d'apertura differenziata, che ha la parte superiore. Levando la parte superiore, in cui ci sono le guarnizioni e poi c'è il galleggiante lì, si vedono i centratori. Questo è il getto del massimo, la benzina, c'è il freno aria come sulla Vespa, questo è il freno aria, poi c'è un tubo di emulsione, sotto c'è il getto, la benzina viene aspirata, il freno aria fa da contrasto, passa in questo condotto e viene aspirata nel centratore che punta al centro del cono appena dopo il punto di massima strettoia, dove c'è depressione. In questi carburatori così rozzi non si possono sostituire i tubi di Venturi o coniche, dir si voglia, ma se si vuole modificarli bisogna farli rettificare. Io l'ho fatto tante volte, la rettifica viene cilindrica, è un sistema rozzo perché la carburazione alla fine deve essere più ricca perché il tubo di Venturi perde la forma ideale, tuttavia molto redditizia. Ora passeremo al carburatore più evoluto e a cui sono molto affezionato. Questo è, l'abbiamo visto prima rapidamente, un bellissimo carburatore doppio corpo dell'Orto da 40 mm. Questo carburatore, insieme al compagno, era montato su per un ventennio sui motori Alfa Romeo B-Albero a partire dalla Giulia Super 1300, che ne vedeva appunto due affiancati all'apertura simultanea. Io adesso ne prendo solo uno perché sono ingombranti, ma sono identici e aprono insieme. Prima di andare avanti, una piccola nota: noi non siamo un'officina, siamo degli appassionati. Damiano è più giovane, io sono ormai, non dico vecchietto, ma quasi. Questi carburatori erano sul 1750 di mio padre. Altri li ho messi sull'Alfetta che ho avuto, su un GT2000 veloce che ho avuto successivamente, ma sono state tutte cose di macchine che ho trattato, elaborato, provato, sulle quali ho fatto esperienza. Ora, veniamo al dunque. Questi carburatori molto molto più raffinati e che appunto hanno equipaggiato Giulia 1300 Super, Giulia 1600, 1750 Berlina, 2000 Berlina, 1750 GT, il coupé, la Giulia GTV 2000, che sarebbe il coupé del 2000, e poi tutte le Alfette e le Giuliette uscite dopo, sempre gli stessi. Esistevano questa accoppiata che è dell'Orto, oppure in alternativa Weber, oppure in alternativa Solex. I più performanti erano i dell'Orto per alcuni motivi. I Weber, anche quelli eccezionali carburatori, forse i più elevati qualitativamente, meno bene i Solex. Tra l'altro più scomodi perché anziché avere i getti sopra li avevano sotto, quindi molto poco accessibili. In ogni caso, andiamo al dunque. Allora, questo carburatore ha i due corpi identici, ma ha il centratore amovibile come gli altri, ma anche il tubo di Venturi, eccolo qui, amovibile. Adesso in questo corpo ho smontato tutto. Il passaggio è completamente aperto e c'è solamente il telaio del carburatore. Si inserisce prima il cono e poi il centratore e l'aspetto assume questa forma. Il funzionamento è come l'altro poi, cioè nel centratore c'è il condotto, il getto è qui, il passaggio permette alla benzina di passare al centro del centratore e di essere aspirata subito dopo la massima strettoia del cono. Cosa differenziava questi carburatori, cioè quelli dal 1300, 1600, 1800, 2000? Solamente il diametro del tubo di Venturi. Tutti i carburatori erano 40 mm, quindi erano quattro carburatori in sostanza monocorpo da 40, chiamati doppio corpo perché erano accoppiati a 2 a 2, e poi c'era un sistema di accoppiamento per cui aprivano insieme, ma il 1300 aveva i tubi di Venturi da 28 mm, il 1600 da 30 mm, 1800 e 2000 entrambi da 32 mm. Esistevano poi dei coni maggiorati fino a 34 mm, ideali per piccoli
piccole modifiche su 1800 e 2000. Volendo andare più là, bisognava cambiare carburatore e mettere 45. Allora, sebbene insomma io abbia molto riassunto perché il discorso sarebbe lungo e mi vengono in mente tante cose, comunque chiudiamo questa brevissima chiacchierata con il mostrare l'apertura simultanea, gli altri abbiamo visto differenziata, queste qui come si vede aprono insieme, muovendo il gas si aprono contemporaneamente. E poi c'è questo comando accoppiato, adesso è un po' inchiodato, ma comunque accoppiato alle valvole a farfalla che si aprono, viene spinta questa leva in cui c'è questo che fa capo a questo congegno, in cui dentro c'è una membrana. Questa qui è la pompa di ripresa. A che cosa serve la pompa di ripresa? Che su questi carburatori così grandi ha un effetto molto vistoso. Se a vaschetta piena si smonta il carburatore, si prende in mano e si dà gas, si vedono quattro sottili, se si ha tutta la batteria in mano, quattro sottili spruzzi di benzina che arrivano a 1 metro di distanza. Perché? Perché aprendo violentemente il gas, il flusso gassoso si instaura immediatamente, cioè l'aria passa subito, ma la benzina ha una certa inerzia, quindi bisogna ingrassare momentaneamente la carburazione affinché il motore non buchi. Dopo, appena si è stabilizzato il passaggio della benzina, la pompa funziona una sola volta, non spruzza più quella benzina e il motore rende normalmente. Questi dell'Alfa Romeo sono carburatori doppio corpo orizzontali, cioè sono montati come lo tenevo in mano io, cioè orizzontalmente. Quindi il condotto era rettilineo per una parte e poi piegava nella testata per andare al cilindro che è verticale. Esistevano versioni di questo tipo di carburatori, doppio corpo ad apertura simultanea, verticali, in particolare montavano le 124 Sport 1600 e anche altre macchine. E quelli verticali hanno il vantaggio, comunque la caratteristica di avere appunto meno ingombri orizzontali perché permettono di essere montati in spazi più stretti, anche se obbligano a una curva del condotto in più, perché il condotto sempre in quelle testate caratterizzate da alberi a camme molto distanti, quindi molto aperte, il condotto vedeva il carburatore verticale, una prima curva per arrivare alla parte orizzontale e poi una seconda curva per arrivare alla camera di scoppio. Nella speranza che questa estrema sintesi su cose passate, per me molto interessanti, sia stata interessante anche per voi, forse anche un po' utile, vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.